davvero fantastici. La Chocstone allora ci riprova qui. Va con un bel back. Mamma mia ragazzi, un bel drop anzi. Match fantastico, 5 stelle, calf kick va vuoto, Stonda e va lui a segno con il calf kick. Che match! I due si stanno dimostrando di essere davvero strepitosi in quanto a spettacolarità, eh. 1, 2, c'è il kick out di Entox che però se la sta veramente rischiando tutta oggi. Oh, attenzione, Entox reparo. Qual è meglio? Yes lock! Yes lock! Non ci credo. La chiusura dello yes e qui cede, e qui cede. Dacio che non trova le corde qui. Non può fare altro che cedere, Demo. E invece no, resiste stoicamente. Mamma mia, devi lasciare Entox qua. Incredibile ragazzi, che match pazzesco. Sono rimasto allibito. Oh, qui è Refaro. A segno, no! È Stonda che va a segno, attenzione ragazzi. Oh, braccio teso. Di nuovo lo mette giù. Stonda non ci capisce più nulla. Refaro, calf kick, a moto, incredibile! Fatto per dirti! Mamma mia che incontro! Che incontro a 5 stelle, ragazzi! È fantastico vedere le azioni. Emerald Fusion, la fusione dello Speraldo. E penso che sia la fine qui, la fine di un grande, grandissimo match questo, eh. Mamma mia ragazzi, 1, 2 e 3, grande vittoria di Dutch Oxstone. Grandissima vittoria di Dutch Oxstone che dunque va a vincere. Grandissima affermazione per un Dutch Oxstone che dunque si conferma un lottatore che può davvero diventare un fenomeno in WWF. E dunque un'altra grande vittoria, soltanto una sconfitta contro Simark per Dutch Oxstone. Ma sicuramente nessuno si ricorderà quel match per la sconfitta di Stone, ma per lo più per la grande performance di entrambi. Torniamo tra pochissimo ragazzi. What the fuck do you mean, plan? I mean, you are not going to represent me. Did you see what happens to all your fans? Because anyone will never ignore a natural disaster like me. You don't want your life to grow on time. Your match, Stephen versus John Branson at SummerSlam. If I win, you'll lose everything in WWEF. If you lose, I'm going to judge your fate. History is the same. You lost TWF 3 years ago after SummerSlam. You will lose Rising Sun too. Everyone will remind of you. The man who destroyed the WWEF and the entire world of wrestling, that man is you. La Newsline Gang è completo. Roxxon che andrà contro Michael Thompson per il titolo internazionale in quella di SummerSlam. Oggi la Newsline Gang può tornare campione di coppia o meno in quella di SummerSlam, eh. Roxxon potrebbe fare una doppietta incredibile, però oggi dovrà affrontare questa di Bucchieri, eh. Non una coppia qualsiasi. E
eccole qui, Vess e Dubuccheri, insomma, hanno fallito due grandi chance per il giro di coppia, quella di Night of Champions e quella di Money in the Bank. E se dovessero averla un'altra Money in the Bank a SummerSlam, probabilmente non la sciuperanno. Un Vesa che anche Mr. Money in the Bank, peraltro, attenzione, non scordiamoci. Si può iniziare, Chris Anthony e Drew Bulgieri sul ring per iniziare questo tag team contest. Bravo Chris Anthony, avere subito la meglio sul Salvatore, che però guardare qua come si rifà con questo spin kick pazzesco. Ancora qua attenzione, il suo kick va a vuoto. Drew Bulgieri allora lo lancia le corde, attenzione, e lo fa getto di flapjack. Bravo, bravissimo qua di Bulgieri. Questa red di colpi, attenzione, ancora, Jason Matic addirittura. Anthony, attenzione Anthony, e Enzuri kick qui a segno, poi lo prende in consegna e lo butterà all'angolo, invece no, di Bulgieri glielo impedisce. Allora lui, attenzione, ad andare all'angolo, Anthony, cosa vuol fare Chris? Cosa vuol fare Chris qui? Oh, mette un salto da lì! Che mossa, ragazzi! Davvero incredibile questo Anthony, solo uno però. Sì, un moonsault non molto potente, diciamo per la verità. Attenzione, bello spin kick qui da parte di Bulgieri. Passiamo nelle vicinanze, attenzione, viene messo giù Roxon, full Nelson allora, a parte di Chris Anthony. Però il Dubuccheri subito messo male, Dubuccheri è messo male, allora flotto per DDT, buona questo combo. Ci sarà adesso il tag allora a Roxon. Attenzione Roxon qui, braccio teso. E poi va a colpire le gambe del mammuta tedesco. Roxon è stato molto bene. Roxon veramente lottatore che potrà fare la differenza, se non in questo torneo. Sì, se lotta così, è davvero... Attenzione però qui, avvesa la potenza. Oh, lo ributta sul ring con grande semplicità. Sì, quasi come se non fosse nulla, eh. Attenzione qui intanto. Step suplex. Fa vuoto qui Roxon, attenzione dalle corde, Roxon sbaglia tutto, infatti pensano un superplex, qua lo uccide, qua se lo prende lo uccide. Attenzione ragazzi, incredibile, superplex dalla terza corda e poi tossa, incredibile davvero, devastante Besa. Roxon deve dare il cambio, deve assolutamente dare il cambio. E poi attenzione ancora backchop, mamma mia, gli ha schiaffato una cinquina, l'ha schiaffettato, mamma mia ragazzi, che botta, che colpo. Ancora Vesa, parato stavolta finalmente il colpo, bravo Roxon, finalmente ne ha trafare. Ci ha provato, ma insomma non è questo che deve fare Roxon. Oh, attenzione adesso Chris Anthony, i due potrebbero approfittarne, infatti ne approfitta, addirittura lo strangula e dillo meglio da parte di Roxon, che però sbaglia ancora, non entra assolutamente bene in gara, ancora da una parte e dall'altra viene lanciato. E qua Vesa, attenzione, potrebbe già chiudere il match, Allora Roxon va a chiedere il cambio, sì, è Chris Anthony, oh mio Dio. Attenzione, attenzione, no, a colpire l'arbitro. Che erroraccio questo di Chris Anthony, non ci credo. Incredibile errore qui, Vesa lo mette allora all'angolo, Chris Anthony qui sì. Attenzione, da paletto, Chris Anthony da paletto, da Alexander. Che rischio, qui però Chris Anthony sbaglia tutto, attenzione, all'angolo. Lo potrebbero chiudere. Sì, ragazzi, è finita. Sono arrivato al momento, penso, conclusivo del match. Sì. Doppia spallata in corsa. Che botta. Fallo a chiudere. 1, 2.
c'è Roxton, c'è Roxton. Di Burchieri ancora lui, bravo Di Burchieri. Oh, lo vuol far cedere, lo vuol far cedere. Non penso possa cedere così però, eh. No, però mi sembra che Di Burchieri sia un mago in queste manovre. Però Anthony veramente a New Zealand non riesce a fare quasi nulla oggi. Ora ci provo, bel suplex, buona buona manovra, forse meglio di Anthony. Attenzione, attenzione qui. È riuscito qua, vinta la mesa che lo manda all'esterno. Oh, c'è il tavolo lì, attenzione ragazzi, eh. C'è il tavolo lì, oh mio Dio, oh mio Dio. Succede, che succede? Attenzione! Oh, niente da fare! Di Burchieri, lo devo prendere, non è l'uomo legale di Burchieri però! Non è l'uomo legale, attenzione! No, oh, che succede lì? Che switch sul tavolo? Mamma mia ragazzi! Che botta! Una kill switch sul tavolo di commento! E temo sia finita qui, temo davvero sia finita. Mamma mia, qui Di Burchieri forse lo ributta sul ring, vogliono vincere concretamente. Attenzione, mossa di coppia, non ci credo, non ci credo, doppia DDT, ascolto suplex, incredibile, che forza, qui Chris Anthony veramente ridotto ai minimi termini. E poi lo ributta sul ring qui, no, prima contro il paletto, mamma mia, di nuovo, l'uomo legale di Uber è pesa. Attenzione, oh, sul ring però qui Chris Anthony si... si risveglia per primo perché Roxon aveva colpito precedentemente Vesa. Vediamo che succede, vediamo che succede. Sezione Anthony, braccio teso, mamma mia, gran bella mossa, gran bella mossa, di nuovo dal paletto Chris Anthony, di nuovo dal paletto, invece qui sbaglia, pugno devastante quello di Vesa. E attenzione perché penso sia la fine qua. 1 2, c'è kick out all'ultimo, all'ultimo, ma non può evitare la maledizione tedesca, German Curse da parte di Vesa. 1 2, c'è Roxton ancora, c'è Roxton ancora, attenzione. Attenzione qui a chiedere il touch, attenzione, c'è il tag, c'è il tag su Roxton. E ora Roxton che fa? Attenzione, va a segno una volta, attenzione, e va a segno due volte, grandissimo Roxton, grandissimo Roxton, attenzione. Cosa può fare Roxton? Oh, Vesa non si smuove, Vesa non si vuole smuovere. Attenzione, neckbreaker. E allora dalle corde, attenzione, elbow drop in corsa. Bella, bella manovra, bella manovra, deve intervenire Di Burchieri qui. 1 2, c'è kick out addirittura, c'è kick out addirittura, c'è la stunner, no, niente da fare, Vesa lo va a prendere e penso che sia finita qua. Rush and flip prima e poi temo siamo giunti a titolo di coda ragazzi. No, invece no, mandare il tag a Di Burchieri. Attenzione, bravo il colpo, kill switch, e stavolta su Roxton, stavolta al centro del ring ragazzi, stavolta al centro del ring. 1 2 e 3, grande vittoria di Vesa e Di Burchieri. Roxton si fa schienare, insomma questo è un contentino per Michael Thompson, che ha visto Roxton cedere, scusate, venire schienato. E dunque Vesa Di Burchieri contro contro Flagon MCW la settimana, tra due settimane, sì, grande, grandissimo incontro, e abbiamo le semifinaliste per la finalissima che si terrà in quel di SummerSlam.